Il Palazzo Reale di Napoli, con i suoi depositi, con il suo appartamento storico, custodisce un numero enorme di opere d'arte. Si possono ammirare marmi, arazzi, arredi preziosi, orologi, meravigliosi dipinti di scuola napoletana, fiamminga, francese. Tre di questi sono legati fra loro, sono legati dalla stessa tematica. In effetti in origine erano conservati insieme negli appartamenti privati del palazzo. Oggi se ne può ammirare uno nelle retrostanze. Sono dipinti che omaggiano la figura di Dante Alighieri ed è proprio la vita dell'autore di questi dipinti che voglio raccontarvi, una vita che si intreccia con le vicende della casata borbonica, con le vicende di Casa Savoia, una vita che si intreccia con le vicende del Palazzo Reale di Napoli, che proprio grazie a quest'artista si fonde con la figura del sommo poeta di Dante Alighieri. Ma per sciogliere i nodi di questa tessitura dobbiamo fare un salto nel passato, dobbiamo tornare al regno di Napoli, al regno di Ferdinando di Borbone, precisamente al 20 novembre del 1794, quando qui a Napoli nasce Tommaso de Vivo. Sin da bambino Tommaso de Vivo nutre un grande interesse nel disegno, nell'arte pittorica ed è fortunato, perché cresce in un contesto storico, in un ambito in cui c'è un sovrano, Ferdinando di Borbone, che così come a suo tempo aveva fatto il padre, Carlo di Borbone, si impegna nel favorire, nel promuovere la cultura, le arti. Ed è in questa ottica che nel 1778 Ferdinando di Borbone fa trasferire all'interno di Palazzo Reale la fabbrica di arazzi napoletani, una manifattura che per la sua qualità era apprezzata in tutto il mondo. Ancora nel 1786 fa sì che si continui il trasferimento della collezione Farnese qui a Napoli. La collezione Farnese conta un numero enorme di dipinti realizzati da artisti famosi, importanti, ma non solo, anche sculture antiche, reperti archeologici, rinvenuti dagli scavi effettuati prima a Roma, poi a Ercolano, a Pompei. Contiene anche tutta una serie di volumi preziosissimi e tanti altri oggetti che Carlo di Borbone eredita dalla madre, Elisabetta Farnese. Questa collezione poi viene dislocata tra il Palazzo Reale di Napoli, la Reggia di Capodimonte e il Museo Borbonico, ovvero l'attuale Museo Archeologico. Queste che vediamo sono soltanto alcune delle opere che appartengono alla collezione Farnese e che sono conservate all'interno del Palazzo Reale di Napoli. Osservare la collezione Farnese significa fare un vero e proprio viaggio attraverso varie epoche storico-artistiche. Ma non solo, perché questa collezione è un vero e proprio compendio di conoscenza, esperienza, erudizione da sviscerare in modo scrupoloso. Ed è proprio questo quello che fa Tommaso de Vivo, perché, data la sua inclinazione al disegno, all'arte, non è che si limita soltanto ad osservare queste opere, ma le studia, realizza delle copie di alcuni di questi dipinti famosi, che poi proponeva in vendita a tutti coloro che andavano a visitare il Museo Borbonico. Queste persone, ancora estasiate dalle bellezze che avevano ammirato all'interno del museo, escono fuori e vi ritrovano delle copie ottime di queste meraviglie. Ed è così, in questo modo, che lui comincia ad attirare l'attenzione sulla propria persona e comincia ad attirare l'attenzione anche dei collezionisti napoletani che desideravano avere delle fedeli copie di opere importanti nelle loro dimore. Insomma, è grazie al suo talento che Tommaso de Vivo nel 1815 viene ammesso alla Reale Scuola di Disegno del Reale Istituto di Belle Arti di Napoli. Anche in questo nuovo contesto Tommaso de Vivo riesce ad emergere, riesce a distinguersi.
a tal punto da ricevere un sussidio mensile dietro consenso del sovrano Ferdinando che gli permette di proseguire i suoi studi, studi che lo porteranno a Roma nel 1822, lo porteranno a frequentare un altro artista che gli farà da maestro, Vincenzo Camuccini, un artista che qualche anno prima era venuto qui a Napoli, aveva lavorato alla corte di Ferdinando di Borbone, realizzando anche un ritratto del sovrano che si trova ancora oggi all'interno del palazzo, si trova nella sala del trono, in cui si vede Ferdinando di Borbone che rivolge la sua mano verso la piazza, verso la Basilica di San Francesco di Paola. Nella città eterna, De Vivo continua ad approfondire lo studio del disegno, dei modelli antichi, ma soprattutto continua a realizzare delle copie di dipinti famosi. Così come fa nel 1824, realizzando la copia della Deposizione di Michelangelo Merisi da Caravaggio, un'opera che attualmente si trova all'interno della Basilica di San Francesco di Paola. Ed è con quest'opera, insieme anche ad altre copie che lui realizza a Roma, che De Vivo partecipa alle biennali borboniche, ovvero a quelle esposizioni che avevano appunto una cadenza biennale istituite dai Borbone per andare a valorizzare le arti del regno, ma anche per andare a individuare quegli artisti talentuosi, meritevoli. Perché l'interesse di De Vivo era quello di mantenere sempre forti i legami con Napoli, anche da Roma, i legami con la corte borbonica. E in effetti, partecipando a queste biennali, negli anni, successi dopo successi, De Vivo diventa un vero e proprio pittore di corte. Sarà il nuovo sovrano, Ferdinando II di Borbone, a commissionare al nostro artista diverse opere. Alcune di queste opere, così come suggerisce lo storico dell'arte e attuale direttore del Palazzo Reale di Napoli, Mario Epifani, le ritroviamo ancora una volta all'interno della Basilica di San Francesco di Paola. E le cappelle che custodiscono le pale d'altare sembrano quasi creare una piccola esposizione monografica dedicata al nostro artista. Nel 1850 De Vivo torna stabilmente a Napoli e nuovamente al Reale Istituto di Belle Arti, questa volta in qualità di docente di disegno. Un incarico che dura circa 10 anni, sicuramente non più in là del 21 ottobre del 1860, quando qui a Napoli si tiene un plebiscito, da cui prende il nome questa piazza, un plebiscito con il quale il Regno delle Due Sicilie viene annesso al Regno d'Italia. Così come sempre accade, con un nuovo potere vengono fuori nuovi equilibri. Ed è proprio questo quello che teme De Vivo, teme di essere messo da parte, di vedere finita la sua professione, dato il suo fortissimo legame con la corte borbonica, con i vecchi sovrani. In realtà con l'Unità d'Italia, De Vivo entra a far parte della nuova soprintendenza, diventa ispettore generale di tutte le quadrerie dei reali appartamenti. Un incarico importante, ma che non appaga il nostro artista, perché il suo scopo è sempre quello di continuare a dipingere, continuare a ricevere committenze reali, questa volta da parte dei nuovi proprietari del Palazzo Reale di Napoli, da parte di Casa Savoia. De Vivo deve farsi notare, deve attirare l'attenzione del nuovo sovrano Vittorio Emanuele II. Nel 1865 ci sarebbe stato il sesto centenario della nascita di Dante Alighieri e dunque il primo celebrato dall'Italia Unita. Un evento importantissimo per la nuova nazione, Dante rappresentava molto bene il neonato Regno d'Italia. Negli anni che precedono l'unità nazionale, Dante è un tema molto sentito sia dal mondo della cultura ma anche dal mondo della politica. Viene considerato come il massimo rappresentante di virtù etica, di virtù civile, e come creatore di un linguaggio comune, di un linguaggio che unisce, della lingua italiana. Dante viene considerato come il poeta profeta della nuova nazione. Da icona letteraria, da padre della lingua italiana, Dante Alighieri diventa padre della patria. In questi primi anni 60 dell'Ottocento partono tutta una serie di iniziative per celebrare il sommo poeta, Dante Alighieri, e anche De Vivo si inserisce in questo filone patriottico, in questa militanza civile delle arti, della pittura. E che cosa fa? Nel 1863, grazie
a delle sue vecchie conoscenze, a dei nobili che facevano parte del Regno delle Due Sicilie e che adesso erano entrati a far parte del nuovo Senato italiano, riesce a far giungere una lettera al sovrano, a Vittorio Emanuele II, nella quale espone un suo progetto, ovvero quello di illustrare la Divina Commedia attraverso tre tele: Inferno, Purgatorio, Paradiso. De Vivo era consapevole di far leva su un tema patriottico, un tema che non poteva essere ignorato dal sovrano, soprattutto in questi anni. Dopo varie insistenze, dopo varie vicissitudini, queste tre tele vengono acquistate dalla Casa Reale, tre tele realizzate tra il 1863 e il 1865, e trovano una collocazione di tutto rispetto qui a Napoli, al Palazzo Reale. Nel tempo, col passare degli anni, la tela del Purgatorio e del Paradiso trovano una nuova sistemazione, rispettivamente presso la Biblioteca Nazionale e la Reggia di Caserta, mentre la prima, quella dell'Inferno, ovvero l'incontro di Dante e Virgilio con i poeti grandi dell'antichità nel Limbo, la si può ammirare tutt'oggi qui, nel luogo dove mi trovo adesso, all'interno del Palazzo Reale di Napoli. Ed ecco che siamo giunti a quel filo rosso, a quell'intreccio di cui parlavo all'inizio, a quel nodo che tiene stretti la Basilica di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale di Napoli e dunque la Casata Borbonica e il nostro artista, Tommaso De Vivo.